Per me la crisi è stata inventata per togliere la sovranità al popolo italiano. Questa era un'idea politica. Come poter realizzare un'idea politica tanto assurda? Quindi come poter fare una distorsione della democrazia in maniera così palese senza che il popolo facesse appunto una rivoluzione? Ecco, possiamo dire che per te la crisi è stata inventata per far andare al governo il governo Monti? Sì, possiamo anche dire così. Togli la sovranità al popolo, quindi imporre una persona. Evidentemente c'è stato un diktat da altre nazioni che avevano l'esigenza di mettere delle persone loro anche a capo del governo italiano e l'hanno fatto questo modo. Quindi ecco, possiamo dire che per Francesco la crisi inesistente è stata creata apposta per far andare al governo Monti. Sì. Dillo te. Sì, per far andare al governo persone non scelte dal popolo. Quindi bisognava trovare qualcosa che spaventasse il popolo da renderlo passivo e presentargli poi davanti a determinate decisioni che lui si è trovato ad accettare perché spaventato da tutto quello che potevano essere le conseguenze. Perché se gli dici agli italiani tu stai fallendo, l'Europa ci sta mandando via, l'unica cosa che puoi fare è fare quello che diciamo noi e accettare le persone che ti imponiamo noi, l'italiano in una fase di paura generale ha aspettato passivamente e sta continuando a subire passivamente.